Allora, sa prova, ok, eccolo qua. Sa prova. Ok, cominciamo subito. Questo va così. Allora, ok, vediamo. Ok, allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Vediamo come si vede. Sì, ora si vede molto bene. Benissimo. Allora, siamo in privato, sì, restiamo in privato. Allora, cari amici, vogliamo mettere questo. Ok, allora qui abbiamo il Papa. Praticamente io vorrei fare un piccolo aggiornamento profetico, cose che in parte abbiamo già detto, ma vogliamo vedere gli sviluppi alla luce, diciamo, dei fatti storici attuali, insomma, di quello che sta succedendo, e poi appunto vogliamo nuovamente andare a rivisitare delle profezie appunto già trattate, ma in maniera molto pragmatica. In più parleremo di cose nuove che non so se ne abbiamo mai parlato. Credo di no, però magari sì, io dimentico, ma ahimè. Benissimo, ma come dire, bando alla prefazione e vogliamo subito partire con il presente filmato del Papa. Allora, spengo qua. Allora, io sì, ok. Io vorrei ripetere la dottrina della Chiesa in questo, no? Le organizzazioni internazionali, quando noi le riconosciamo e diamo loro la capacità di giudicare internazionalmente, pensiamo al Tribunale Internazionale dell'Aia, per esempio, e tante altre, o le Nazioni Unite, questo. Quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire, o le Nazioni Unite, questo. Quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire. È vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire le istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, sono create i tribunali internazionali, si deve obbedire le istituzioni internazionali, per questo è stata creata le Nazioni Unite, sono create i tribunali internazionali, e perché quando c'è qualche lotta interna o fra i paesi ci si vada lì per risolvere come fratelli, come civilizzati, no? Con libertà, con fratellanza, ma è un lavoro culturale lento dell'umanità. In questo le istituzioni internazionali ci aiutano tanto, sempre, e dobbiamo andare avanti facendo forte le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite che riprenda quello, no? L'Unione Europea che sia più forte, ma più forte non nel senso di dominio, ma nel senso di giustizia, di fratellanza, di unità di tutti, no? Questo credo che è una delle cose importanti. Scusate, l'ultima parte. Ma più forte non nel senso di dominio, ma nel senso di giustizia, di fratellanza, di unità di tutti, no? Questo credo che è una delle cose importanti. Ok. Allora, a posto. Benissimo.
rimettiamo la musichetta. Ok, come si vede? Si vede bene, sì. Perfetto, tanto poi alla fine quello che conta è che si possa sentire. Ok, allora che ve ne pare? Interessante quello che ha detto il Papa. Allora, dobbiamo tenere in considerazione il linguaggio politico, perché qui il Papa è un uomo politico. Ricordiamo che il Vaticano è una, prima di tutti, è una nazione e poi è anche un organo religioso, ma soprattutto è una nazione. Benissimo. Allora, quando parla un uomo come il Papa e dice si dovrebbe fare questo, in verità lui sta dettando un ordine ben preciso alle nazioni. Ricordate la vecchia riunione che ci fu all'ONU? Praticamente lui disse ci sarà questa riunione e nel dire ci sarà questa riunione convocò praticamente tutti quanti i leader politici del mondo e disse chi non può venire, proprio se proprio non può, deve giustificare la sua assenza e deve mandare un, come dire, un rappresentante. Benissimo. Allora, questo è stato un ordine, quindi immaginate che potere che ha questo apparato, no? Questo apparato chiamato il Vaticano ha un potere incredibile, controlla tutte le nazioni, eh? Chiunque abbia un pizzico di conoscenza e di cultura sa questo. Le nazioni le controlla letteralmente. Benissimo. Lui ha detto diverse cose. Io non mi ero praticamente quasi preparato nulla. C'ho quattro versi aperti qui. Me l'ero aperti adesso. Però adesso, mentre l'ascoltavo, mi sono segnato rapidamente alcune cose. Lui dice, no? Riconosciamo, dobbiamo riconoscere, noi chi? Cioè lui sta parlando a nome di tutta l'umanità, a nome di tutte le nazioni. Bene, poi dice dobbiamo ubbidire, lo ripete ben due volte, dobbiamo ubbidire a chi? Alle nuove praticamente istituzioni, ne ha nominate diverse, tra cui all'ultimo accenna anche all'Unione Europea. Poi, anche se, diciamo, delle cose non saranno giuste per le nostre tasche, in pratica qui sta dicendo che la nuova futura politica mondiale ci creerà molti problemi, nello specifico alle nostre tasche. Tutto questo si trova ben profetizzato nella parola di Dio, nei profeti minori veterotestamentari e anche nel Nuovo Testamento, un passo su tutti, Apocalisse capitolo 6. Bene, poi dice nuovamente si deve ubbidire, vedete quante volte l'ha ripetuto, benissimo. Poi a un certo punto dice due parole, libertà, fratellanza. Gli mancava solo dire uguaglianza, ma lo dirà dopo. Fateci caso, lui dice libertà, uguaglianza, fratellanza e poi parla di uguaglianza. Questi sono tre termini ormai palesemente massoni. Punto. Bene. E poi dice facendo forte le istituzioni. In pratica il Papa ha profetizzato. Quando utilizziamo il termine profetizzare, ha detto quello che succederà. Ok? Bene. In pratica, perché c'è una agenda mondiale, non sto dicendo che sia un profeta di Dio, cioè non mettetemi in bocca parole che io non dico, eh? Sto dicendo, sta annunciando gli eventi futuri. È una sorta, si può chiamare anche una profezia. Ovvero, se non vi piace questo termine, sta annunciando gli eventi futuri prossimi dell'agenda che praticamente controlla il mondo, no? Perché qui ci sono tante persone che veramente stanno così, però abbiate pazienza di me.
Benissimo. Quindi sta annunciando, c'è una agenda che praticamente viene portata dai poteri forti. Ormai, se voi considerate, io adesso faccio un video breve, ma se voi studiate un po' di storia, okay, la prima e la seconda guerra mondiale furono, architettate già nel 1700. Okay. Già fu detto che ci sarebbe stata una prima e una seconda guerra mondiale. Poi arrivano gli gnostici e parlano di profezie. Vedete, ci sono state le profezie, sono i profeti. Ma quali profeti? Ma quali profeti? Qui c'è una elite mondiale che ha programmato tutto questo. Poi noi abbiamo detto adesso, ha profetizzato, ovvero ha annunciato la nuova agenda per il prossimo imminente futuro. Qui se c'è uno che profetizza è solo il Signore Gesù Cristo nella sua santissima parola, che tutte queste cose ce l'aveva preannunciate migliaia di anni fa, da 2 a 3500 anni fa. Ecco. Bene, poi noi per semplicità di linguaggio utilizziamo certi termini tipo ha profetizzato, eccetera, eccetera. Ha profetizzato, ovvero ha annunciato la nuova agenda futura, che già era stata messa in preventivo già nel 1700, ma la parola di Dio invece questa sì ha profetizzato or sono migliaia di anni. Benissimo. Quindi, cosa dovrà succedere da qui a un prossimo imminente futuro? Intanto vogliamo vedere chi è il Papa. Allora, il Papa è il falso profeta che troviamo in Apocalisse capitolo 13. Quando noi andiamo in Apocalisse capitolo 13, nel verso 13, facciamo dal verso 11, classico, poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra. Questo è il falso profeta. Aveva due corna simili a quelle dell'agnello, ma parlava come il dragone. Quindi si presentava come l'agnello, vale a dire il Papa dice di essere il vicario di Cristo. Quindi si presenta come Cristo sulla terra, perché anticristo significa non solo contro Cristo, ma anche al posto di Cristo. Ma parlava come dragone, cioè quello che lui dice non è in conformità dei sani e i sobri insegnamenti biblici. Esercitava tutta la potestà della prima bestia nel suo cospetto, ok? E faceva che la terra, gli abitanti di essa adorassero la prima bestia, che è l'anticristo, uomo che deve venire, che ricordo, ci sono tanti uomini, tanti seduttori, che dicono che questa bestia non sarebbe l'anticristo. Vi faccio anche un nome, un cognome, Daniele Salamone. Bene. La cui piaga mortale era stata sanata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi faceva che gli abitanti adorassero la prima bestia. Quindi il compito di costui è quello di preparare la via alla bestia che deve venire. Già si trova in opera tutto questo, perché noi in questo momento stiamo vivendo non gli eventi apocalittici, come alcuni dicono, ma gli eventi pre-apocalittici, cioè sono quegli eventi che stanno determinando, stanno preparando gli eventi veri e propri apocalittici. Ora, perché noi siamo così sicuri che il Papa è il falso profeta? Perché se io vado in Apocalisse, nel capitolo 17, nel verso, quanto è grande, mamma mia, nel verso 9, qui è la mente, ovvero
la sapienza. Che cos'è la sapienza? La sapienza è Cristo, e vabbè, ed è anche uno dei nomi di Cristo. Benissimo. Quindi, chi è figlio della sapienza, ha sapienza, comprende, conosce. Chi è nato di nuovo, chi vive questa santa parola, comprende. E anche quando non conosce una cosa, se qualcuno gliela spiega, lo Spirito Santo viene e gli apre la mente. Le sette teste sono sette monti sopra i quali la donna siede. Ci sono tre donne nella parola di Dio. La prima donna è Israele, la seconda donna è la Chiesa, la terza donna è la grande meretrice, Babilonia la Grande. Ora, questa donna iniqua siede sopra sette monti o sette colli, che dir si voglia. Ora, l'unica città al mondo con queste caratteristiche è il Vaticano, che siede sopra sette colli, i sette colli di Roma. Benissimo. Allora, le persone che non comprendono, che sono ignoranti, dicono, ma mica c'è solo Roma con sette colli, perché, poverini, lasciateli stare, dice la parola di Dio, non contendere con lo stolto, perché passerai anche tu per stolto. Lascialo stare, lascialo a se stesso. L'indifferenza non deve essere neanche un qualcosa di esterno, ma deve essere un qualcosa di radicato dentro di te nei confronti di alcuni personaggi. Lasciali stare. Allora, invece noi capiamo, perché abbiamo la sapienza, che si tratta del Vaticano. Perché? Perché qui non è una questione solo di sette colli, ma qui ci sono una successione di segni, di evidenze che mostrano e dimostrano che si tratta del Vaticano. Perché se tu, ora non vi entriamo, abbiamo già trattato queste cose da qualche parte, ma non mi ricordo, ho fatti troppi di video, comunque basta leggere le Sacre Scritture. Il Vaticano ha tutte le caratteristiche perché è un organo politico. Primo, esercita potere su tutte le nazioni. Infatti faceva sì che tutti quanti, piccoli, grandi, no? Esercitava questo potere sui re, oggi diremmo sui presidenti delle nazioni. Questo grande potere ce l'ha solo il Papa. L'abbiamo visto adesso, ha parlato alle nazioni. Ha convocato nel passato tutte le nazioni all'ONU. Quindi è una città che siede su sette colli, che ha un potere su tutte le nazioni. Inoltre è ebra del sangue dei martiri. Il Vaticano è ebro del sangue dei martiri, perché con mille anni di inquisizioni, di crociate e quant'altro, e ancora nei nostri giorni continua a far del male ai santi, vedi il Chiapas, ma non solo, potremmo parlare di questo a lungo, è ebro del sangue dei martiri. Veste di scarlatto, ha questa coppa in mano per simboleggiare il calice e quant'altro. Insomma, quante cose ci permettono di vedere che si tratta del Vaticano, del Papa, quando si va appunto a parlare di Apocalisse 13, la seconda bestia, il falso profeta. Incredibile. Quindi tutto quello che sta succedendo sotto ai nostri occhi non è altro che appunto quello che si sta per concretizzare. Infatti, tra l'altro, faccio un passo indietro, poiché il diavolo è chiamato la scimmia di Dio, perché imita Dio. Quindi noi leggiamo in Matteo capitolo 4 che quando il Signore Gesù stava per manifestarsi, fu preannunciato dal Battista, questo è scritto in Matteo 4, che disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E questo a sua volta era stato profetizzato in Isaia nel capitolo 40, potete leggere i primi versi soprattutto. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi come il Signore Gesù fu preannunciato, anche
e fu detto dal Battista: seguite lui, è lui che toglie i peccati del mondo. Allo stesso modo l'anticristo viene preannunciato dal Papa, dal falso profeta. Il falso profeta fa sì che tutte le nazioni adorino questo figlio di iniquità, questo uomo iniquo, questo uomo malvagio, questo anticristo che si sta per manifestare al mondo come uomo, perché lo spirito esiste da 2000 anni, lo spirito, che viene denominato in prima Giovanni capitolo 2 dal 18 in poi. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi questi sono eventi storici attuali che sono molto, molto importanti. Quindi il Papa, questo Papa, è un Papa molto importante. Ora, da qui a dire, sarà questo il Papa, non sarà questo il Papa che parla la parola di Dio, ne deve venire un altro, voi sapete che io non faccio mai nomi. Perché tutti quelli che hanno fatto nomi, tutti hanno sempre fatto una brutta figura e gli sta bene. Perché la parola di Dio non ci ha mai chiamato a fare nomi né dell'anticristo né del falso profeta. Quindi tutto può essere, tutto non può essere, nessuno lo sa, chi vivrà vedrà. Molto semplice. No, perché questo concretizza i sette re, non lo so, non mi interessa, non voglio sapere niente. Io mi occupo di profezia biblica e di parola di Dio e non vado ad aggiungere nulla e non vado a togliere nulla, anche quando parliamo di santificazione, parliamo di quella biblica e non di cose che non stanno né in cielo né in terra, che se dici ciao è peccato, che se festeggi un compleanno a tuo figlio in maniera umile, normale, certo poi se vai a spendere 30.000 euro lasciamo stare, al tuo figliolo piccolino che hai, che gli fai una tortina che te ne vai all'inferno con tutte le scarpe, questi sono dogmi umani. Io mi limito a quello che dice la Bibbia. Bene. Quindi limitiamoci sempre a quello che dice la Bibbia, quello che è nero su bianco. Quindi la Bibbia parla di un falso profeta, chiamato anche la seconda bestia, che siede su sette colli, che ha podestà su tutte le nazioni, che faceva che tutte le nazioni, pensate che forza politica che deve avere, l'unica nazione al mondo che riempie tutti questi requisiti è solamente, unicamente, tassativamente, che la città del Vaticano. Fra l'altro, chi non lo sapesse, perché ancora oggi sembrerà strano, ci sono persone che non lo sanno, ma il Vaticano è la città, la nazione più ricca al mondo. E che con tutto il denaro che ha potrebbe far passare la povertà del mondo intero. Già, ma i mali del mondo sono i cristiani nati di nuovo, già, giusto, già, va bene. Quindi questa è la prima cosa. Quindi facciamo attenzione ai movimenti del Papa, a come si muove, perché la Chiesa sta per essere rapita, sta per essere tolta. Abbiamo fatto molti video a tal proposito, continueremo a farli. Ma noi abbiamo i nostri tempi. Sappiamo, noi abbiamo un modo di fare molto particolare, strano che ancora in tutti questi anni mai credo non sia stato molto compreso il nostro modo di fare, ma meglio così, in maniera tale anche i nemici, che non capiscono niente, gnosticini, atei, non ci comprendono, mai nessuno ci ha compreso come agiamo noi, ma meglio così. Noi abbiamo un modo di fare molto particolare. Allora, quindi parleremo poi di tutte queste cose a tempo debito. In Israele si torna a parlare, da adesso passiamo da un argomento all'altro, parleremo di tre cose. In Israele si torna a parlare di, più che patto di pace, di accordo di stabilità in Medio Oriente. Il promotore, stranamente tra virgolette, diciamo di questa proposta,
è l'Arabia Saudita, e ovviamente dietro l'Arabia Saudita ci sono gli Stati Uniti di America. Quindi si torna a parlare, diciamo, di un accordo pacifico con gli ebrei. Sembrerebbe che altre tre nazioni, che ora non ricordo quali sono a memoria perché è tutto improvvisato, siano d'accordo con l'Arabia Saudita, anche perché l'Arabia Saudita sgancia molti sghei, molti money, molti soldi. Benissimo. Quindi si torna a parlare di questo, perché le profezie portano già da migliaia di anni che si sarebbe parlato non solo con pace e prosperità a livello mondiale, come non dice la parola di Dio, badate bene perché qui c'è veramente tanta confusione, poi parleremo anche di altre cose in futuro. La parola di Dio non ha mai detto che ci sarà pace e prosperità, non lo trovate scritto in nessuna parte. È che purtroppo la gente o legge la Bibbia coi paraocchi o non la legge. Prima Tessalonicesi, mi pare il capitolo 5 verso 2, lo vado a prendere, Prima Tessalonicesi, ecco qua, Prima Tessalonicesi, no, verso 3, Prima Tessalonicesi, quando dice, nel capitolo 5, verso 3, quando diranno pace e sicurezza, tutti dicono, vedi, ci sarà pace e sicurezza, ma la parola di Dio non dice questo. La parola, se leggete, la parola di Dio non dice quando ci sarà pace e sicurezza. La parola di Dio dice quando diranno, non quando ci sarà. Dove sta scritto quando ci sarà? Ma dove la troviamo la pace e la sicurezza? Nella parola di Dio, quando si riferisce all'umanità. L'unico periodo dell'uomo, dell'umanità, dove ci sarà pace e sicurezza è il millennio. L'ultimo giorno, lo Shabbat, l'ultimo sabato, il settimo millennio, dove lì veramente non ci sarà ira di Dio, altro che ci sarà pace, prosperità, altro che il giorno del Signore, poi lo vedremo. Di tutte queste cose parleremo, se Dio vorrà, in un prossimo futuro, magari tra un giorno, magari tra 10 anni, non lo so, ma se Dio vorrà ne parleremo. Quindi il cavallo bianco di Apocalisse 6, l'anticristo, no? Che porta pace, sì, a parole, ma poi subito dopo cosa avvengono? Guerre, pestilenze, il cibo che praticamente diventa carissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi si parla di pace e sicurezza per le nazioni. Bene, ma non solo per le nazioni, anche per Israele, perché questo passo implica anche Israele. Infatti, deve essere concretizzato questo patto a livello profetico, questo lo sappiamo e ne abbiamo già parlato. Però c'è un passo che ne abbiamo già parlato, lo vogliamo rivedere, che si trova in Isaia 28. Isaia 28, il famoso passo, quando dice in quel giorno... Ecco qua, in quel giorno. Noi sappiamo che quando la scrittura parla di quel giorno, in quel tempo, si riferisce soprattutto, quasi sempre, non dico sempre, ma quasi sempre, al giorno del Signore. Giorno terribile, giorno di caligine, giorno di giudizio, no? Perché Dio giudica oggi, giudica i vivi. Quando porterà il giorno del Signore sarà un giorno di giudizio, non del giudizio del trono bianco. Tutta la grande tribolazione è il giudizio di Dio sulle nazioni.
non il giudizio del grande trono bianco. Dio giudica sempre, quando Dio manda le pestilenze, manda il suo giudizio, è scritto. Quindi in quel giorno, quindi quando parla sempre di quel giorno, quei tempi, un attimo prima di entrarvi o quando vi si entra, lo si capisce dal contesto. In quel giorno il Signore degli eserciti, no, sarà per corona di gloria, per benda, magnificenza, ora tutto questo non ci interessa. Ora, e poi dice, no? A cui si insegnerebbe la scienza, a cui si farebbe intender la dottrina. No? Qui sta parlando soprattutto agli ebrei, ma molte cose di queste valgono anche per noi. Infatti costoro sono come bambini spoppati, svezzati dalle mammelle. Perciò che bisogna, qui ti sta dando la data, bisogna dar loro insegnamento dopo insegnamento, vedete? Insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, linea dopo linea, un poco qui e un poco là, concio sia che il Dio parli a questo popolo, gli ebrei, con labbra balbettanti, lingua straniera, perciò che egli aveva loro detto, questo è il riposo, date riposo allo stanco, questa è la quiete, ma essi non hanno voluto ascoltare. Quindi, non avendo voluto ascoltare, ripete, la parola del Signore, dunque, sarà loro a guisa di insegnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento, di linea dopo linea, un poco qui, un poco là, a ciò che vadano e cadano indietro. E siano fiaccati, siano allacciati, siano presi. Ecco qui che quando Dio non gradisce qualcuno, fa cadere all'indietro. E qui parla degli ultimi giorni. Ora, questo non coinvolge solo Israele, qui sta parlando di Israele, ma alcune cose valgono, oltre che per Israele, anche per la Chiesa. Poi parleremo della Chiesa. Perciò che ascoltate la parola del Signore, uomini schernitori, che signoreggiate questo popolo, cioè Israele, che è in Gerusalemme, sta parlando degli ebrei, perciò che voi avete detto, noi abbiamo fatto patto con la morte. Eccolo qua, in quel giorno, negli ultimi giorni, quando Israele entrerà nel giorno del Signore, che è tutta la durata della grande tribolazione, ma ci sono tre giorni del Signore, un altro giorno del Signore è quando il Signore ritornerà per la seconda volta, e il terzo giorno del Signore è quando ci sarà il giudizio finale. Ci sono tre giorni del Signore. Poi di questo faremo un video dedicato. Che è un giorno terribile. Un giorno, se voi leggete il giorno del Signore nella scrittura, ogni volta non parla mai di prosperità, di benessere come nel millennio, no, no. Giorno terribile, giorno di caligine. Ai di chi desidera il giorno del Signore, ai di quelli che aspettano il giorno del Signore, un giorno terribile, morte, spavento, fame, altro che millennio, che ci sarà tutto il ben di Dio sulla terra. Hanno fatto patto con la morte e abbiamo fatto lega col sepolcro, quando il flagello inondante passerà, egli non giungerà infino a noi, cosicché noi abbiamo posta la menzogna per nostro ricetto. Quante cose ci stanno qua, oggi loro hanno tutto questo, hanno insegnamento dopo insegnamento, Talmud, sempre a studiare, loro vivono solo sulle opere della legge, sull'insegnamento. La fede per loro è una cosa di nominale, e basta, emunà, hanno solo sta parola, emunà. Ma poi alla fine tutto si basa sul Talmud, sulla Kabbalah. E faranno un patto con la morte. Mi giungono notizie direttamente da Gerusalemme, dal muro del pianto, quando un nostro fratello, che stava lì, ebreo, messianico, No, ebreo messianico, ebreo convertito a Cristo, perché poi gli ebrei messianici sono ancora tutt'altra cosa.
quelli veri. Stava parlando con un rabbino e gli dice, questo rabbino disse: noi dobbiamo far del tutto per affrettare la venuta del Messia, sia chi sia questo Messia, pure se deve venire dallo stesso regno delle tenebre, noi lo accoglieremo a braccia aperte. Gli ha detto questo. E questo nostro fratello gli ha risposto: hai appena profetizzato, perché questo che tu hai detto sta scritto nella Bibbia. Pensate. E farà un patto con la morte. Questo patto con la morte lo ritroviamo in Daniele 9, capitolo 27. Leggete tutto, dal 24 al 27, lì parla solo della Chiesa di Gesù Cristo, scusate, sono dei numeri, del popolo di Israele. Non troverete mai in Daniele 9, dal 24 al 27, la Chiesa di Gesù Cristo. Non c'è, non appare, non compare mai. Lì c'è solo Israele, eccolo qua. Benedetto il santo nome del Signore. Tutto questo si sta preparando sotto i nostri occhi. Abbiamo il Papa che sta unendo le nazioni, il Papa che sta globalizzando le nazioni, perché ricordiamo che la globalizzazione nasce grazie all'impulso gesuita. Sono stati i gesuiti i primi che hanno conquistato direttamente o indirettamente i governi e hanno creato questa globalizzazione. Questa storia, ci sono fior di denunce, fior di documentari fatti da uomini esperti in materia, politici, studiosi, giornalisti, economisti, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono le prove, ci sono tante cose, insomma, basta studiare, investigare, informarsi, invece che stare dietro ai film, alla televisione. Apro una parentesi, giustamente adesso si sta facendo un grande scandalo, ed è giusto, per Netflix, che ha tirato fuori una pellicola blasfema contro il nostro Signore Salvatore. E quindi molti stanno denunciando questo, e noi ci uniamo a questa denuncia. Ma oltre a questo, oltre a denunciare questo, io voglio denunciare un'altra cosa. Ma cosa ci fa un cristiano iscritto a Netflix? Io non sapevo neanche che esisteva questo Netflix. Io l'ho saputo adesso. Ma che è sto Netflix? È un affare dove tu ti iscrivi per vedere dei film. E cosa ci fa un cristiano a vedere i film? Filmi di che poi? Io posso capire un cristiano che vede, si iscrive a qualcosa per vedere dei film cristiani, vabbè, lì ognuno ha le sue idee, lì non metto bocca. Ma qui ci sono cristiani, ragazzi, che vanno al cinema a vedesse i film e pagano pure, io non so quanto costa il cinema, quanto costa il cinema? 15 euro? Non so quanto costa. E ci pagano pure i soldi. Ma cosa ci fa un cristiano iscritto a queste cose? Non lo so, forse farà film cristiani? Non lo so. Ripeto, io l'ho saputo adesso, quindi è doppio scandalo. Scusate, ma siamo negli ultimi giorni, il Signore sta per aprire la sua chiesa, qui c'è gente che se mette a vedere, ma investiamo il nostro tempo nelle cose di Dio, non è che non ci dobbiamo divagare, non sto dicendo questo, però attenzione a come ci divaghiamo, attenzione a quello che guardiamo, facciamo attenzione. Nessuno sta dicendo che non devi vedere la televisione o quant'altro. Bada quello che vedi e poi ti iscrivi a determinate cose per vedere che cosa. Film di che? Che film? Non lo so che film fanno. Scusate se faccio questa considerazione. Ci dobbiamo preparare. Ci dobbiamo preparare per il rapimento della Chiesa. Come ci si prepara per il rapimento della Chiesa? In pace, lo dice Ebrei capitolo 12, in pace, in santificazione quella vera, non la sciocchezza dell'orecchino, quelle sono sciocchezze, in pace, in santificazione, in preghiera, in lettura della parola di Dio, in comunione con il Signore, essendo santi, quindi separati dal mondo, pur vivendo dentro al mondo, ma non facendo parte del mondo.
Così ci si prepara. E quando siamo caduti, rialziamoci. E se abbiamo peccato, chiediamo perdono e combattiamo per lasciare quel peccato. Se abbiamo fatto un peccato, confessiamolo al Padre nel nome di Gesù e studiamoci di lasciare il male, l'errore, il peccato. Quindi Israele farà questo patto. Dirà altrove, questo l'abbiamo già trattato in Ezechiele 38 e 39, che praticamente era stato trovato tranquillo Israele, in sicurtà e disarmato. Ed è stato praticamente, sarebbe stato attaccato, ma il Signore lo avrebbe difeso. In virtù di questo noi abbiamo fatto patto con la morte, un patto mortale che farà con l'Anticristo quando verrà. Questo è scritto in Daniele 9, 27. Ma alla metà della settimana, dei 7 anni, romperà il patto. Benedetto, mo io sto parlando del più e del meno in modo pragmatico, in modo veloce. Bene. Quindi abbiamo già la seconda considerazione. La prima considerazione è il Papa, che sta preparando la via all'Anticristo. La seconda considerazione è Israele, che praticamente alla fine si concretizzerà questo patto con i palestinesi, col mondo arabo. Evidentemente, è questo il patto. E ci racconta la storia odierna che uno dei firmatari di questo patto, questa è storia, dovrà essere il Papa. Lo sapevate questo? Interessante. Poi ce n'erano altri due o tre, sono tanti anni che ho studiato queste cose. Mi pare che un altro doveva essere il re della Giordania, però vado a memoria. Benissimo, seconda cosa. Terza cosa, la Chiesa. Quindi abbiamo visto il Papa, abbiamo visto Israele, ora parliamo di noi, la Chiesa. La Chiesa che fa? La Chiesa viene sedotta. Perfino molti di sana dottrina stanno cominciando a essere sedotti, tant'è che è scritto che se fosse possibile sedurrebbero anche gli eletti. A quanto pare molti eletti vengono eletti, veramente sono nati di nuovo, vengono sedotti. Qui parla di patto di morte, quindi dal regno delle tenebre. Noi abbiamo letto qua che quando il Signore non gradisce qualcuno, lo fa cadere a ritroso, cioè all'indietro. Oggigiorno, in tutto il mondo, uomini di sana dottrina stanno cominciando a adottare queste pratiche esoteriche. Poi un abisso ne chiama un altro. Vedi David Howard, che viene seguito da persone che veramente sono nate di nuovo, ma che vengono sedotti, perché non camminano per rivelazione. Quando parlo di rivelazione ora, utilizzo il termine lo utilizzo nella giusta maniera. Noi abbiamo la rivelazione, è vero, noi dobbiamo avere la rivelazione, sì è vero, ma la rivelazione è quella scritta. La rivelazione è la parola di Dio scritta nero su bianco. Questa è la rivelazione. E quando lo Spirito Santo ti rivela questa parola, ti rivela quello che è scritto. Non ti rivela mai oltre quello che è scritto. Non ti rivela quello che non è scritto. Non va contro quello che non è scritto. Solo quello che è scritto è la guida, è la parola, è il Cristo vivo, è il Dio vivo. Dice la carta. Che c'entra la carta? Chi parla della carta? Ignorante, caprone, gnostico, che non capisci niente. Stai zitto, vai via. Ciao, accuccia. La carta contiene la lettera. La lettera, che sia d'inchiostro, rappresenta una persona. Noi non dobbiamo seguire la parola di Dio. Dove sta scritto? O ti presenta un'altra lettera, o ti presenta congetture. Invece noi abbiamo la lettera. Alleluia, che non uccide. Ma questa è un'altra storia. Quando dice la lettera uccide,
Già l'abbiamo spiegato in altri video, le capre vadano a vederli. Dove? Non mi ricordo, non ho fatti troppi. Quindi, stanno cominciando a sedurre quelli di sana dottrina, quelli di sana dottrina. E stanno cominciando a far entrare pratiche esoteriche. Ho sentito questo. Quindi se l'ho sentito, lo faccio. Ma la parola di Dio lo condanna. Ma io l'ho sentito. Quindi camminano per sentimento e non per sta scritto. Sta scritto. Non aggiungere, non togliere. Sia nel predicare che nel vivere, caprone. Ce l'ho con i pseudonati di nuovo, capra gnostica. Quando dice non aggiungere, non si tratta solo quando predichi, ma anche quando vivi. Gli spiriti sono sottoposti ai profeti. Poi un abisso ne chiama un altro. Un abisso ne chiama un altro, è scritto nel Salmo. E cominciano a far salire sui pulpiti bambini di 6, 7, 8 anni. Bambini sui pulpiti, ma i bambini. Il bambino deve stare zitto. Ma torniamo a noi. No, perché io ho sentito questa cosa qua. E siccome io ho sentito questa cosa qua, la devo fare. Ma se tu senti una cosa e va contro la parola di Dio, non la devi fare. Tu hai autorità. Gli spiriti sono sottoposti ai profeti e lo Spirito Santo non ti dirà mai di andare contro la sua parola. Quando lo Spirito Santo cadde sui 120, essi ricevettero potenza, soprattutto per fare la volontà di Dio, per fare la santificazione, per proclamare l'Evangelo, e si alzarono in piedi, andarono in mezzo alla gente. In quel caso lo Spirito diede loro lingue che gli altri potevano comprendere. Infatti li comprendevano. Ovviamente non tutti li comprendevano, nel senso che chi parlava una lingua veniva compreso da chi conosceva quella lingua, ma chi non conosceva quella lingua non comprendeva quella persona, ma magari ne comprendeva un'altra. Andate oltre. Infatti così è scritto poi ai Corinti: chi prega e chi parla in lingue preghi di poter interpretare quello che dice, perché non sempre si capisce. Aprite la mente, ecco la rivelazione che è quella biblica. E quindi andarono in mezzo alla gente e non facevano le capriole, schiumavano, andavano indietro, si mettevano a dormire, si mettevano a tremare tutti. Ma per cortesia, che cosa sono questi spiriti seduttori che stanno entrando nella Chiesa di Gesù Cristo? E chi ve lo dice? Non mi interessa che mi prendiate in giro. Io ci ho avuto due Shekinah e non sono né cascato indietro e manco ho schiumato e manco ho tremato, eppure ci ho avuto due Shekinah. Quanti di voi avete avuto due Shekinah? A parole tutti, a parole siete andati tutti al terzo cielo, a parole, oh sì, oggi tutti vanno, oggi abbiamo quelli che stanno sempre al telefono con Dio, che vedono il Signore, che il Signore li viene a visitare, o quelli che proprio negano tutto, non ci stanno vie di mezzo, pure nell'antichità, fino al secolo scorso, agli inizi del secolo scorso, quanti fratelli, quante persone hanno avuto queste stesse esperienze mie? Quante, tantissime. Ed erano uomini santi, vi faccio un nome, Roberto Bracco, che oggi ce lo sogniamo. No, non voglio dire che è morto lui, non ce ne stanno più, ma sono pochi, specialmente qui in Italia. E che Roberto Bracco andava in giro schiumando? E che Roberto Bracco non aveva la potenza dello Spirito Santo? È stato in carcere 50 volte, è stato, per predicare l'Evangelo. E che Roberto Bracco temponeva le mani e cascavi per terra? Quando mai ci sono state queste cose? Eppur se fosse possibile da sedurre anche gli eletti. Già, con questi spiriti seduttori, dottrine di demoni, dirà Paolo a Timoteo.
un abisso, come stavo dicendo prima, poi ci sono ritornato, ma ora riprendo il proseguo. Un abisso ne chiama un altro. Poi mettono questi bambini a predicare, perché magari vanno a prendere un verso e lo decontestualizzano, dove dice che il fanciullo, il Dio parla attraverso la bocca dei poppanti. Sì, già, Dio può parlare anche attraverso una mula, ma non per questo. Tu fai parlare, metti una mula su un pulpito, no? Vogliamo andare? Allora, sempre in Isaia, prendiamo tutto il capitolo, perché leggete questo capitolo, capitolo 3, dice che quando il Signore... non gradisce, dà dei giovanetti per principe e dei fanciulli che li signoreggino. Dei fanciulli che li signoreggino. È scritto in Ecclesiaste 10.16. che guai a te, o paese, il cui re è fanciullo. E qui ci sono capre che mettono a predicare bambini di 6-7 anni. Qui, nel capitolo 3, non parla solo dei bambini. Infatti, il popolo sarà oppressato l'uno dall'altro e ciascuno dal suo prossimo, e il fanciullo superbirà contro il vecchio. E il vile contro all'onorevole. Bene. Nel verso 12 dice: gli oppressatori del mio popolo sono fanciulli e donne li signoreggiano. No, loro non vogliono le donne, alcuni, altri sì, come pastori, però mettono i fanciulli. Pensate che paradosso. Qui invece mette fanciulli e donne insieme, popolo mio. Quelli che ti predicano beato, ti fanno traviare, quelli che ti predicano beato, quelli che ti dicono che tu sei prospero, che tu avrai prosperità, che tu sei qua, che tu sei là, che tu diventerai ricco, che tu non avrai problemi, no, amico mio? Quando tu accetterai Cristo, inizieranno i tuoi problemi, inizierà la persecuzione. Quindi cerca di rallegrarti quando vieni perseguitato, perché purtroppo vedo, e questo è un monito d'amore, che quando i fratelli vengono perseguitati non si rallegrano. Ora, ai di quei ministri, perché il ministro è una cosa e il non ministro è un'altra cosa, grazie a Dio, a parte i pseudo ministri alla Enzo Incontro, che va in giro chiudendo video e canali, e prende gli avvocati per fare delle denunce, poi si ferma, vabbè, quello è uno pseudo ministro, ma ministri veri fino adesso io non ne ho visti. Però credenti, vabbè, il credente normale è un'altra cosa, ma fortificatevi quando venite perseguitati e diffamati, dice il comandamento, rallegrati, fortificati, te la prendi di uno, questo è un monito d'amore, te la prendi di un ognosticino, poverino, non è poverino, non mi fanno pena. Ma beati voi, quando mentendo contro di voi diranno ogni sorta di male, beati voi! È una prova, è un motivo di essere allegri. Non si nasce imparati. Quando a me successe la prima volta, anche io fui turbato, ma lo Spirito Santo mi rivelò quello che è scritto, me lo fece comprendere. Queste cose che io ti sto dicendo a me non me le ha insegnate carne e sangue, me le ha insegnate direttamente il Signore nella sua parola.
Con questo non disdegno l'insegnamento ricevuto dagli uomini, che ne ho ricevuto tanto. E ringrazio Dio per questo, perché anche ciò viene dal Signore. E lo Spirito Santo mi aprì la mente, mi rivelò: Alessio, ma se sei perseguitato, ti devi rallegrare, perché così dimostri di credere in me, di avere fiducia in me, di riposare in me. E poi ti fortifichi. E poi alla fine diventi indifferente e rarissimamente te farai qualche risata, perché delle volte fanno anche ridere. Ridere proprio sul serio. Ai di quelli che dicono: beato, 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 sarai prospero, sarai ricco, sarai qua, sarai su, sarai giù, amico mio, qui viene angoscia e tribolazione sulla terra, guerre, pestilenze, terremoti, vulcani, povertà, mancanza di lavoro. Ai quello che sta per arrivare sulla terra. Ma il Signore è con quelli che lo temono e ci porterà avanti. Ci porterà avanti, ci aiuterà, ci darà il nostro pane quotidiano. Il nostro pane quotidiano. Non i quintali di oro, il nostro pane quotidiano, il tuo piatto da mangiare. La sera, la mattina, il pomeriggio. Te lo darà, non il di più. Non il di più. Non è questa la volontà del Signore. Dio ci vuole fare sommamente ricchi spiritualmente parlando. Materialmente parlando, una camicia da 5 euro è calda? Basta e avanza. Tira a campà. Ti serve la macchina? Gloria a Dio, chiedila, perché abbiamo bisogno anche di quello. Ai di quelli che chiedono il Ferrari, ai di quelli che chiedono il Ferrari. La macchina secondo quello che ti serve. Se devi fare 5 migliaia di chilometri, avrai bisogno di un certo tipo di macchina l'anno. Se invece fai pochi chilometri, ti basta un'altra. Insomma, se sei uno che sta in mezzo, che lavori in mezzo alle montagne, c'è bisogno di una macchina tecnica, Dio ti dà quello che ti serve, ma niente di più. Non chiedere il di più, non chiedere oro, ville, argento, fuggi dalle ricchezze di questo mondo, fuggi! Ai quelli che predicano beato, beato, beato! Ma beato, beati spiritualmente, ah, beati voi, ah, quando sarete perseguitati. Ah, allora leggiamole le beatitudini, Matteo capitolo 5. Ah, vogliamo vedere quali sono le beatitudini, perché allora ce le siamo dimenticati. E qui bisogna tornare all'ABC della Bibbia. Beati i poveri in spirito. Beati quelli che fanno cordoglio. Altro che beato qua. E poi ti fanno andare in perdizione. Beati i mansueti, che quando ti perseguitano. Beati coloro che sono affamati, assetati di giustizia. Beati i misericordiosi. Beati i pacifici. Beati quelli che sono perseguitati per cagioni di giustizia, perché il regno dei cieli è loro. Voi sarete beati quando gli uomini vi avranno vituperati, perseguitati, mentendo avranno detto contro a voi ogni paraparola. E tu soffri? Ah no, non hai fede! Rallegrati! Non è parola di Alessio Evangelisti. Ai di quelli che dicono che è parola d'uomo. Rallegrati, se non ti rallegri, ti manca la fede. E se ti manca la fede, e stai, dice il Signore in Luca, quando io tornerò, troverò la fede sulla terra, eccola la fede. E allora se hai peccato, chi è che non ha mai peccato? Parlo ai fratelli. Fratello mio, chi è che non ha mai peccato? Hai peccato, riconoscilo davanti al Padre, chiedi perdono e abbandona il peccato. Alleluia, rallegrati.
Rallegrate e giubilate, perciò che il vostro premio è grande nei cieli, perché come hanno perseguitati i profeti che sono stati innanzi a voi, così voi siete il sale della terra. Quindi non diventate insipidi, perché poi dopo non vale più a nulla. L'uomo senza fede non vale più a nulla, perché non ha fede. Rallegrati. Ahi di quel popolo che ha dei fanciulli. Ahi di quel popolo che ha dei fanciulli, dei bambini sui pulpiti, dei giovanotti, 3, 4, 5, 6 anni di fede già li fanno pastori, anziani che mettono dei giovanotti a predicare, a insegnare, ad anziani! Che grande Babilonia! Sono più avveduti i figli delle tenebre? Sono più avveduti i figli delle tenebre che i figli della luce, lo ha detto il Signore Gesù. I figli delle tenebre, sono molto più avveduti nella loro perdizione, nelle loro religioni sataniche, sono più avveduti, vedi gli islamici, come sono quadrati, come fanno le cose come devono essere fatte e sono cose sataniche. Sono avveduti i cattolici? Sono avveduti nel loro traviamento. E i figli della luce veri non sono avveduti. Mettono dei bambini spirituali a insegnare parola di Dio. A dire sciocchezze, a predicare contro se dici ciao vai all'inferno, se una donna si mette l'orecchino va all'inferno. David Howard è un uomo di Dio, dicono loro. Ragazzini e anziani che mettono questi ragazzini, ragazzini che imitano gli anziani, quindi anche materialmente parlando non hanno carattere, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una Babilonia. Dentro la Chiesa c'è una Babilonia. Se dentro la Chiesa c'è una Babilonia, figuriamoci là fuori. Se la Chiesa perde la salinità, se perde il sale, ok, diventa insipido. E una Chiesa insipida non dà luce. E quindi le tenebre restano tenebre, perché l'unica luce che ha il mondo è la Chiesa. Gesù Cristo è luce e riflette questa luce attraverso se stesso, la sua parola, e attraverso la Chiesa di Gesù Cristo. Bene, questo è stato l'aggiornamento profetico. Non so come è andato sto video pubblico, spero si sia capito quello che volevo dire. È stato un video altamente improvvisato. Bene. Sono le 10:18, mo me ne vado a letto, che domani la sveglia suona presto. Dio vi benedica, quello che ho detto è per l'edificazione del corpo di Cristo. Spero di non aver offeso nessuno, perché l'Evangelo è duro. Ahi di quelli che vogliono piacere a tutti. L'Evangelo è duro e spesso noi predicatori ci rendiamo antipatici. Ma dobbiamo pagare il prezzo. Dio vi benedica. Come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo video. Shalom.